differenza di motivazione non deve essere un alibi, perché motivazione è sempre professionale. Probabilmente non sono stato bravo io, sufficientemente bravo o per nulla bravo a far capire l'importanza che poi queste sono partite trappola. Quindi l'importanza di questa gara in questo senso, quindi la responsabilità è sempre la mia. Crotone l'ha vinta aveva una benzina mentale diversa, l'ha vinta su quelle risorse lì. Noi siamo andati in vantaggio, potevamo raddoppiare, abbiamo avuto più di un'occasione per raddoppiare. Il gol dell'1-1 è viziato da una posizione di fuorigioco netto da parte del calciatore che fa gol o che tira in porta e poi agevola l'assist di un compagno, ma al di là dei singoli episodi dove in alcuni siamo stati penalizzati, in altri non abbiamo avuto la sufficiente cattiveria, che poi è quello che ci è mancato in linea generale, perché non posso dire le stesse cose per tutti, però la differenza l'ha fatta quelle risorse lì, quei valori lì. Ed è accaduto quello che pensavamo che non dovesse accadere, che ci serva da lezione, perché poi bisogna riflettere su questi episodi, nel senso che queste sono partite così, dove alimenti alibi, dove alimenti discussioni, dove rischi di rimescolare le cose, dove rischi di intaccare i 7-8 mesi di lavoro duro, di grande dispendio per due partite, e non va bene. E quindi credo che ci debba essere una presa di coscienza, di consapevolezza che poi le cose del calcio vanno così, io le conosco bene, per questo avevo toccato il tasto che da 15 giorni cerco di toccare, ma ripeto, evidentemente non sono stato bravo. Oggi abbiamo fatto bene anche tante cose, perché la partita ci avrebbe permesso di fare le cose straordinarie se avessimo avuto quel furore e spirito agonistico migliore rispetto a quanto abbiamo avuto nella partita di oggi, che va ad intaccare anche le buone cose che la squadra ha saputo fare. Ma rimetterci in discussione alcune volte fa anche bene.